miei inizi avvennero un giorno fortunato che mi fermai a guardare la villa di Loppiano, che ora è dei Focolarini. Era così bella e attraente che mi misi a guardarla. Dopo un po' si avvicinò un signore, mi dice: scusi, io sto guardando, è così bella. Dice: venga, gli faccio vedere dentro, perché i Focolarini vogliono liberarsi di questa roba. Io non sapevo proprio nulla, ero assolutamente disarmato, non avevo nessuna cognizione al di là di un gusto estetico e vedevo che erano cose belle. E allora lui mi fece una richiesta, io aderì alla sua richiesta con un meccanismo un po' complicato da raccontare in questa sede, ma comunque interessante, per dire che io parto da lì, parto dall'Oppiano. Era l'inizio degli anni 60 e per fare il mio lavoro bastava andare a Raffaella o a Baggio o al Montanino, si trovavano cose. Sembrava una miniera inesauribile e quindi il territorio era ricchissimo di opere d'arte. C'erano quelle notificate, c'erano quelle libere, poi con le grandi riforme volute da Giovanni XXIII, la Chiesa smobilita secoli di storia, banalizzando certe opere, facendole rientrare in degli arredamenti, in delle decorazioni discutibilissime. Bellissimi confessionali cinquecenteschi venivano trasformati in mobile bar, in delle cose orrende. E allora, fortunatamente, questa tendenza dei decoratori di interno si esaurisce e quindi non dico che ci sia ancora, ma insomma c'è ancora la possibilità di recuperare delle opere non conosciute. Sono molto attento alla bellezza e la bellezza si nasconde ovunque, anche in un filo d'erba. E quindi, partendo da questo assunto, io guardavo con altrettanta cupidigia sia le opere di grande valore come una cosa, un'opera minore di arte povera che aveva un suo incanto. Io ero assolutamente vittima di queste situazioni, perché la mia tendenza era di acquistare una specie di ero famelico. E allora il mercato rispondeva, erano anni molto felici, erano gli anni del boom, c'erano soldi che giravano. Era facile mettere in piedi delle raccolte. Perché gli antiquari della generazione precedente alla mia compravano fino ai manieristi. Allora, sul mercato le grandi famiglie smobilitavano dipinti del 600, del 700, che erano considerati arte minore. E in quegli anni ho formato due raccolte importanti. Una sul 600 fiorentino, che è la mia passione segreta, ma non tanto segreta perché ho fatto un catalogo, e l'altro è pittori senesi del 600. Questa è la seconda raccolta, fu acquistata da Paolucci per metterla nella Pinacoteca di Siena, perché a Siena non c'erano opere di artisti considerati minori ma importantissimi, tipo Rutilio Manetti o Bernardino May o Raffaello Vanni, grandi artisti aggiornatissimi perché erano stati a Roma, quindi sapevano quanto c'era di più attuale. E quindi questa possibilità che offriva a quel tempo di formare queste raccolte avveniva contemporaneamente in altri settori, nella scultura, negli argenti, negli arredi. C'era questa grande possibilità, sembrava una miniera che non si esaurisse mai. Thank you.
come nasce la politica dei restauri a Figline? Nasce, come spesso succede in queste cose, o in parte per caso e in parte no. Nasce dall'incontro di tre persone, dall'assessore alla cultura Elisa Ermini della giunta del 1980 di Giuliano Dori, che scelse me per occuparsi dell'attività culturale, in quanto lei mise in piedi in maniera più strutturata l'assessorato alla cultura e l'ufficio cultura, e l'incontro con uno studioso di storia dell'arte, un grande critico, Alessandro Conti, che cominciò a pilotare e a organizzare le prime mostre figlinesi. E nacque, appunto, come detto, in parte per causalità, in parte per scelta. Però tutti e tre eravamo consapevoli che la fruizione, che la valorizzazione di un'opera d'arte dovesse passare dal restauro e dal recupero. Interessante fu che a metter mano al restauro di dipinti, di tele e di affreschi furono scelti anche, oltre a restauratori esperti, dei giovani, e poi appunto nel corso degli anni si dimostrarono anche dei grandi restauratori. Penso a Scarpelli, penso all'Alzeni, penso a Agnese Parronchi, che in anni non tanto lontani ha restaurato, tra le altre cose, il David di Michelangelo all'Accademia, o Muriel Vervat, che qui recuperò l'Annunciazione del Cigoli delle suore francescane della Santissima Annunziata, e che in anni abbastanza recenti ha recuperato la battaglia di San Romano di Paolo Uccello. Quindi, come dire, furono per loro le prime esperienze lavorative, ma già nelle loro mani il loro lavoro dimostrava delle grandi capacità, poi, come dire, dimostrate ulteriormente e affermate nel proseguo della propria attività. Era semplicissimo. Si andava in una fattoria, si parlava con il fattore, che aveva disposizione da parte dei proprietari di liberarsi di alcune cose, perché la crisi dell'agricoltura è di antico stampo. Allora, queste proprietà venivano dismesse, venivano offerte sul mercato, e c'era possibilità di comprarle, perché poi era un salto, passava da una parola a un'altra, da un indirizzo a un altro, e si poteva facilmente trovare cose interessanti. Nel nostro Valdarno c'erano alcune proprietà che, per discrezione, non faccio i nomi, però c'erano proprietà che si poteva facilmente trovare delle cose di grande talento.
sulla spinta dell'esperienza nazionale e romana di Nicolini e fiorentina di Camarlinghi, si erano dotati in quegli anni lì di una struttura, come dire, stabile, operativa a livello culturale. Per cui, come dire, erano tutti giovani, ma anche lo stesso Alessandro Conti, che è stato il più giovane docente di storia dell'arte a entrare all'università, ed era giovanissimo, aveva 26-27 anni, cosa che oggi sarebbe, cioè, inimmaginabile. Quindi, cioè, era abbastanza naturale, era anche abbastanza naturale investire, naturalmente su suggerimento della sovrintendenza, su restauratori giovani. Quindi poi in chiesa dovrebbero riappoggiarla e dovrebbe tornare così. Dovrebbe tornare così e ristuccare. Perché io lo vedo aperto. Sì, sì, mentre sì, a me sì. Mi fecero fare una stuccatura sul posto, a chiusura totale. Però è proprio meno reggio. La fondazione nasce perché gli antiquari del passato avevano questo bisogno di lasciare, di donare alla città delle opere. E questo è a Firenze particolarmente importante. Basti pensare al Museo Bardini, alla collezione Orna, alla Fondazione Romano, allo Stibert. Sono tutti di provenienza del mercato. Gli antiquari, quelli seri, sentono la necessità di lasciare un piccolo segno, perché noi ci confrontiamo tutto il tempo col passato. E quindi vivere il contemporaneo lasciando delle cose che ti rammentino nel tempo è un'esigenza da vanitoso, può essere, però è stata un'istanza che ho sentito fortissimo, perché questa bella stanza, che ora appare così affascinante e attraente, è stato un lavoro di ripristino e di restauro complicatissimo. E in là a questo restauro, me lo dette Antonio Natali quando fece la mostra del Cigoli e dei suoi allievi. Mi disse: Giovanni, dovresti organizzare la chiesa in maniera di metterci un appendice della mostra, e facciamo. È un bene che appartiene a figli. Io ho avuto, sono stato un tramite, le ho riunite, le ho disposte, le ho restaurate, studiate, pubblicate. E ora sono qui, in attesa di essere amate come le ho amate. La grande mostra sull'ospedale Serristori che si tenne nei primi anni Ottanta alla Circonfraternita di Misericordia espose tutte le collezioni conservate nel nosocomio, però tutte da restaurare. Successivamente alla mostra iniziò questo progetto poliennale di intervento su tutte le tavole, le tele e la collezione di maioli e di vetri da spezieria. Per esempio questa tavola qui, che è lo scomparto centrale di un trittico di Giovanni di Sanofei, fu restaurata negli anni successivi alla mostra sull'ospedale dell'83. Poi è ritornata più volte in mostra, ma la cosa, come dire, più clamorosa e per certi versi anche, come dire, toccante dal punto di vista dell'arte fu quando
i due laterali che erano stati smembrati forse alla fine dell'Ottocento e poi venduti, ritornarono da un giro per l'Europa nelle mani di un antiquario fiorentino che ce li prestò per l'occasione in una delle mostre della collana La Città degli Uffizi, quella dal maestro della Maddalena a Masaccio, e furono, come dire, ricollocati ai dati, e fu veramente emozionante vedere, come per dire, questo prato, questo verde di questo prato ritornasse o le ali tagliate, segate degli angeli si accostassero poi in maniera perfetta ai due laterali, ai due scomparti di destra e di sinistra, che ahimè poi dopo qualche anno hanno ripreso la via dell'Europa e credo attualmente siano in mano di un collezionista svizzero. Le opere sono ovunque in Italia, ovunque c'è un'opera d'arte, anche nella chiesa più smarrita del Casentino c'è un'opera d'arte. E quindi se non c'è questa attenzione, e per secoli non c'è stata, per secoli sono stati demoliti e fatti dei disastri. Mi sembra impossibile che improvvisamente si possa recuperare tutto questo tempo stimolando a una riflessione più corta, che è quella della pace, dell'attenzione al bello che può essere veicolo di altri progetti. E la bellezza, come dicevo prima, è un valore morale, è un valore etico, per cui, come dire, dovrebbe superare qualsiasi barriera, qualsiasi conflitto. Quadro e poesia. Ma è tutto esplicito. Le cose, come le dicevo prima, non mancano, le opere d'arte non mancano. Fin da piccoli siamo abituati a vivere con la bellezza. In un monumento, in un'architettura, in una struttura, siamo abituati a questa. La nostra cultura è inconsapevole, ma è un substrato della nostra coscienza. Quindi noi siamo avvantaggiati rispetto ad altri popoli, perché abbiamo la bellezza che vive nella strada. E allora questo è un buon avviatico per capire, per cercare di migliorare gli uomini, ma ci credo poco.